ragazzi, sono Valentina e benvenuti nella casellina dell'avvento di oggi. Oggi scriviamo una bella letterina a Babbo Natale con quelli che sono i 5 libri che ci piacerebbe tanto ricevere in questo Natale 2018, o almeno oggi vi mostrerò quelli che sono i 5 libri che io vorrei ricevere quest'anno Natale, ma che tanto so già che non riceverò mai ogni anno, perché non mi regalano mai libri a Natale. In realtà sono 4 libri e un graphic novel e normalmente quando io stilo la mia wishlist natalizia, che tanto poi nessuno guarda, nessuno mi regala mai niente di quello che c'è dentro, mi piace inserire quelli che sono libri abbastanza particolari, sono quasi sempre libri illustrati e che comunque costicchiano un pochino di più e che possono essere comunque considerati, secondo me, un ottimo regalo per Natale, o almeno io considero siano per me un ottimo regalo di Natale, ma in realtà anche per tanti altri, per tutti gli amanti dei libri, secondo me sono quei libri che maggiormente si prestano di più a essere regalati per eventi particolari, quali compleanni, Natale, eccetera, eccetera. Partirei subito con il graphic novel, anche perché parliamo di una bella chicca uscita non da tantissimo tempo in libreria, targata Bao Publishing, che ogni volta che io vado in libreria ammiro con tipo la bava alla bocca, ma che per il momento purtroppo non mi posso permettere, visto il suo comunque costo abbastanza elevato. Stiamo parlando di La mia cosa preferita sono i mostri, e costa ben 29 euro ed è un volumone meraviglioso. Che tipo, io non mi sono mai informata più di tanto sul contenuto, sulla trama, ma tutte le volte che vado in libreria lo sfoglio e ne rimango assolutamente estasiata solo per il tipo di disegno e tutto quello che ci si trova dentro quelle pagine, anche solo in maniera del tutto visiva. Sapete quanto io ami anche sui libri illustrati o grafici, quanto io ami ammirare i disegni, godermeli, studiarmeli anche per conto mio, pian piano guardando tratto, disegno, colori, tutto. Ecco, quel libro è una gioia per gli occhi, quel libro, quel graphic novel è una gioia per gli occhi, di cui oltretutto ho sentito parlare bene e ogni volta che vado in libreria e Donatella è con me, ogni volta me ne parla bene. Insomma, è sicuramente una piccola chicca che ammetto mi piacerebbe molto ricevere per Natale. Passando invece ai libri, abbiamo 4 titoli molto diversi fra loro, ma che sicuramente si prestano alla perfezione come regali di Natale un po' per tutti, ma in particolare sicuramente sono libri che mi piacerebbe davvero molto prima o poi recuperare o magari sia ricevere come regalo di Natale. Il primo, ed è quello ecco meno costoso di tutti, andiamo partendo dal risparmio, poi andando via via crescendo, è Giappomania, edito dalla Rizzoli. Poteva un amante del Giappone come me non volere assolutamente questa novità che sta spopolando ultimamente fra le mani dei lettori abituali e non di Giappone? E certo che no, cioè ovviamente deve entrare a far parte della mia libreria prima o poi. Che cos'è Giappomania? È un bellissimo libro illustrato, molto semplice, molto basilare nei suoi contenuti, che ti fa letteralmente quello che è un itinerario del Giappone, partendo da quelle che sono cose più conosciute, cose magari un pochino meno conosciute, ma spiegate in maniera molto semplice, molto basilare e molto superficiale per dare una bella infarinatura al lettore che si immerge fra le sue pagine, se proprio magari non ha mai affrontato niente riguardante il Giappone. Mi è capitato anche in questo caso di sfogliarlo, di vederlo da altre persone. Vi posso assicurare che è sicuramente un titolo adatto per avvicinarsi alla Terra del Sollevante e io prima o poi lo farò mio perché lo voglio troppo, cioè io lo devo avere quel libro. Il secondo libro che mi piacerebbe davvero tantissimo ricevere per Natale, in realtà sono già 2 Natali che spero di riceverlo per Natale, ma ovviamente non arriverà mai neanche quest'anno, è la versione illustrata del Trono di Spade di George Martin, che è stato pubblicato per festeggiare quelli che sono i 20 anni della saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. È un'edizione veramente enorme, veramente e assolutamente da collezione, perché con un libro così non è che ci fai granché, è un po' come quelli della A pelle di drago, no? Che io li trovo boh, belli da vedere, tenere in libreria, ma scomodissimi secondo me da leggere, cioè avrei proprio paura che si spaccassero, infatti io ho queste edizioni brossurate della versione bestseller e mi trovo veramente molto bene, quindi sarebbe sicuramente un titolo che andrebbe lì in libreria, sarebbe lì, lo sfoglierei ogni tanto, ma è un qualcosa proprio da collezione, non certo per leggerlo in quell'edizione, che comunque sia, a parte la copertina che non mi piace per niente, quello che mi preme di più è il contenuto perché è illustrato da ben 73 illustrazioni in bianco e nero e 8 a colori che ho sfogliato su internet.
e sono veramente, veramente stupende. Non mi piace la versione della copertina, più che altro per quella finta fascetta. Più che altro per quella finta fascetta. Non riesco a dire fascetta oggi. Che altro per quella finta fascetta che troviamo proprio stampata sulla copertina, che è stato fatto anche per la versione del Mondo del Ghiaccio e del Fuoco nella stessa versione di questo primo libro del Trono di Spade illustrato, ed è veramente antiestetica a mio avviso. Però ripeto, quello che mi preme sono i contenuti, è una bella mania da collezionismo, però ammetto che se qualcuno me lo regalasse non lo sdegnerei. Gli ultimi due libri invece mi sento di citarveli assieme perché fanno parte, diciamo, di una stessa casa editrice, di una stessa collana e richiamano ad uno stesso film che è I Crimini di Grindelwald, l'ultimo libro degli animali fantastici che è uscito al cinema e che ho visto proprio da poco. Quindi, insomma, mi piace esplorare di più i mondi. Diciamo che di questa collana io ho già recuperato la valigia di New Scamander e infatti vi lascio poi le copertine qua a fianco a me. Stiamo parlando degli archivi della magia, che è praticamente il backstage di tutto quello che riguarda il film e il mondo di J.K. Rowling, è praticamente la versione dei Crimini di Grindelwald della valigia di New Scamander dei primi Animali Fantastici. È la versione del secondo film di questa serie di libri che vanno a recuperare quello che è il backstage, con anche all'interno delle cose in più, tra cui anche riproduzioni di oggetti di scena, quali per esempio può essere un passaporto, oppure un manifesto, le pagine dei giornali magici. Insomma, tutti questi elementi che vanno ad arricchire ovviamente quello che è il libro e quello che vai a leggere, ed è sicuramente un qualcosa bellissimo che mi piacerebbe molto avere per mettere vicino la mia valigia di New Scamander. Chissà se riuscirò mai a prenderlo, anche perché comunque sia, anche questo qui non costa poco, costa 39,90 euro, quindi insomma 40 euro non sono certo pochi, ma costa quanto costò la valigia di New Scamander che ammortizzai vendendo dei libri al libraccio. Quindi insomma, vediamo se riesco la prossima volta che vendo dei libri al libraccio a ammortizzare e a comprarmela, mentre l'altro libro è secondo me bellissimo ed è un libro che anche in questo caso è bello avere da sfogliare. Chiama La creazione artistica, sempre dei Crimini di Grindelwald. Questo costa un pochino di più perché costa 49,90 euro, quindi insomma 50 euro. Però per i libri che sono questi due, sicuramente il prezzo, insomma, qualità-prezzo ci sta tutta. E questo libro in particolare è un viaggio alla scoperta di quelli che sono stati i processi creativi che hanno dato vita a molte cose che troviamo all'interno dei film, a partire in primis dagli animali, dalle creature fantastiche. Ho visto qualche immagine online e veramente è un qualcosa di bellissimo. Ci sono dei disegni del K che sono la fine del mondo, ma non solo del K, ma proprio in generale. E sono libri, dal mio punto di vista, che sono perfetti per gli amanti dei libri di Harry Potter, del mondo della Rowling. Sono regali stupendi che se qualcuno volesse farmi, ehi, ci sono anche io, vi voglio tanto bene. A parte gli scherzi, sicuramente sarebbero due regali meravigliosi che renderebbero molto felici gli amanti del mondo di Harry Potter. Quindi vi ho voluto segnalare anche questi fra i tanti libri che comunque mi piacerebbe ricevere per Natale. Questi sono quelli che mi piacerebbe avere di più perché magari sono più costosi, quindi più adatti ad eventi speciali, ma sicuramente la mia wishlist, ovviamente, come penserete e immaginerete, non si limita a questi. Questi però attualmente spiccano su tutti gli altri. Ok ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto se c'è qualche libro in particolare che avete scritto nella vostra letterina Babbo Natale o che sta all'interno della vostra wishlist e che vorreste davvero tantissimo che in qualche modo qualcuno prima o poi ve li regali, magari chissà perché no, questo Natale 2018. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi così da non perdermi intanto lo spiccimas di domani e in generale i prossimi video. Qua sotto trovate tutti i link utili anche ai miei social e ai vari titoli che abbiamo citato in questo video con il rispettivo link Amazon. Io vi aspetto domani per la prossima casellina, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima! Ciao!